Io sono Daniela Di Maro, la mia opera, il mio intervento qui nella Villa Comunale di Salerno si chiama Humus e diciamo che mi sono relazionata allo spazio tenendo conto di quello che già esisteva prima. Quello che esisteva praticamente è una zona così definita sonora perché c'è la filodiffusione, un'altra zona invece silenziosa. Per cui ho pensato di fare questo intervento sonoro da un lato della villa e dall'altro lato un intervento semplicemente fatto da suggestioni visive silenziose, appunto. Quando ho fatto il sopralluogo, il primo sopralluogo che ho fatto, mi sono resa conto di una grossa varietà di specie botaniche presenti nella villa, per cui questa cosa mi ha colpito molto perché veramente queste specie provenivano da tantissimi posti del mondo e diciamo che ho fatto una sorta di parallelismo tra quelle che sono le specie botaniche presenti in questo posto e quelle che sono le persone che popolano, appunto, che vivono ogni giorno questa villa. E le persone mi sono accorta che provengono da tantissimi luoghi diversi, lontani anche, quindi ho fatto questa sorta di parallelismo tra specie botaniche e persone. Nella zona sonora c'è una traccia audio, sempre fatta, registrata da me, con la mia voce, che elenca in maniera abbastanza sussurrata tutte le specie botaniche col nome proprio scientifico di ogni pianta. Dall'altra parte invece, dalla parte della zona silenziosa, ci sono dei monitor in cui ci sono dei video fatti da delle persone che ho invitato, insomma, a rendersi disponibili per fare questi video, appunto, del loro cammino su dei terreni differenti, su delle pavimentazioni particolari che stanno un attimo a simboleggiare qual è il percorso che ognuno di noi può fare.